Appalti truccati per grandi opere pubbliche nel Triveneto. Dopo le perquisizioni e sequestri della Guardia di Finanza, la parola agli avvocati della difesa. Chiedono l'accesso a tutti gli atti e già parlano di assoluzioni e prescrizioni. Picchia il padre e la madre per oltre un anno, poi i genitori non reggono più e segnalano l'accaduto. Così il figlio, 17enne, viene denunciato per maltrattamenti in famiglia è successo nel San Danielese. Trova un pezzo di plastica nell'omogeneizzato che dava la figlia di sei mesi. Una donna sport denuncia al NAS che ha aperto un'inchiesta e disposto al sequestro del lotto. Pare solo sia un caso isolato, nessun allarme sul marchio. Non tutti i comuni hanno già provveduto l'invio all alla regione del calcolo dei danni causati dal maltempo. Domani tutti i conti dovranno essere inviati alla Protezione Civile nazionale per il ristoro si punta al fondo di emergenza europeo. Il tecnico dell'Udinese Davide Nicola ha partecipato con la squadra all'inaugurazione dell'associazione Curva Nord Udinese. Ha lanciato un messaggio per migliorare e dobbiamo vincere contro noi stessi. Buonasera da Telefriuri, ben ritrovati a un nuovo appuntamento con l'informazione. A 24 ore dall'avvio della maxi inchiesta sugli appalti truccati per grandi opere pubbliche nel Triveneto arriva la controffensiva. Degli avvocati. I legali della difesa concordano nel ritenere la... di difficile gestione un'inchiesta territorialmente così ampia e che si concluderà con assoluzioni o prescrizioni. All'indomani dell'avvio della Maxi, operazione delle fiamme gialle isontine per associazione delinquere, turbativa d'asta, frodi nelle pubbliche forniture, subappalti in violazione di legge e concussione, arrivano le reazioni delle aziende coinvolte nell'inchiesta. 100 gli indagati, 150 le gare non regolari. L'avvocato Bruno Malattia, che assiste una delle società perquisite, il gruppo Grigolin, fa sapere che osserva con stupore e perplessità un'operazione di tali dimensioni e di queste ambizioni. Un'indagine che coinvolge più di un centinaio di imprese e diverse società pubbliche. Purtroppo l'enfasi le che accompagna iniziative di questo tipo, dice Malattia, che si rivelano di difficile gestione per le procure nelle fasi successive, rischia di gettare discredito sul settore imprenditoriale, allarme e giudizi negativi nell'opinione pubblica prima che emerga nel contraddittorio con la difesa e all'esame di giudici imparziali la verità processuale. L'esperienza ci insegna, dice l'avvocato, che molto spesso le ipotesi accusatorie iniziali nel corso del procedimento si rivelano infondate, ma purtroppo la verità processuale richiede spesso tempi biblici e il discredito e il danno iniziale non vengono più sanati. È illegale che in questa inchiesta tutela Marco De Ecker annuncia che presenterà già domani un'istanza per avere accesso a tutti gli atti e parla di gravissimi danni patrimoniali e d'immagine per le imprese coinvolte. Rispetto alla contestazione relativa al secondo lotto di lavori di ampliamento dell'autostrada A4, domani stesso sarà presentata a istanza di riesame per avere accesso agli atti di indagine. E porre così fin da subito in essere ogni opportuna attività difensiva volta a dimostrare l'assoluta infondatezza delle contestazioni mosse nei confronti dell'atti aggiudicataria dell'appalto. Sono le parole dell'avvocato Maurizio Miculan che tutela nella vicenda degli appalti truccati Marco Decker. Per gare di questi importi è impensabile anche solo astrattamente ipotizzare un accordo criminoso tra cartelli di imprese. Viste le qualifiche tecniche altamente selettive richieste, i raggruppamenti che possono partecipare sono pochissimi e in palese competizione tra loro. Devono sostenere inoltre spese ingentissime per concorrere anche in caso di non aggiudicazione. Situazione evidentemente incompatibile per Mikulan con accordi volti a influenzare l'aggiudicazione della gara. L'amara considerazione, dice l'Avvocato, è che le imprese facendo parte dell'atti aggiudicataria dei lavori, pur avendo operato nel pieno rispetto delle regole, si trovano a patire ingentissimi danni patrimoniali ed immagine. Tutto questo per fatti che, probabilmente, dice Mikulan, nemmeno approderanno in unaula di giustizia e che anche quando così fosse troveranno un epilogo processuale caratterizzato da assoluzioni o declaratorie di intervenuta prescrizione, come la storia insegna per inchieste simili già definite in questi anni da numerosi altri tribunali d'Italia. L'indagine delle fiamme gialle ha preso il via in primissima battuta da controlli relativi a un appalto giudicato anomalo che ha interessato la città di Gorizia, in particolare il grande cantiere del centralissimo Corso Italia. Quattro anni fa, spiega il sindaco di Gorizia, Ziberna, alla gara per la litera dei lavori parteciparono oltre 100 aziende per un importo di poco meno di 3 milioni di euro. Ad aggiudicarselo fu una società di Bari che lo subappaltò a una società veneta. I problemi di pagamento sorsero quasi subito da parte di un'azienda della realtà pugliese, tanto che alla fine a tre quarti del cantiere abbiamo deciso di chiudere il contratto. Non siamo stati noi a segnalare il cantiere anomalo alla Procura, aggiunge Ziberna, forse il polverone mediatico legato a queste opere ha portato gli inquirenti a voler fare chiarezza, dunque a vederci più eh, chiaro. E c'è un intervento eh, relativamente all'inchiesta sugli appalti truccati anche eh, da parte dell'Ancia, a parlare il Presidente Gabriele Buia che chiede di garantire un sistema efficiente e pulito per la realizzazione delle infrastrutture necessarie a un paese che vuole crescere una priorità questa per tutti a partire dalle tante imprese oneste che lavorano in questo difficile mercato. Lance afferma Buia è pronta come sempre a fare la propria parte se servirà applicando il rigoroso codice etico che la appartiene ma guai a gettare fango e accuse generalizzate sulle imprese del nostro settore determinanti per la crescita del paese. Urgente dunque un quadro di di regole e norme semplici con controlli efficaci. Da tempo chiediamo di rivedere i criteri di aggiudicazione delle gare che sono troppo discrezionali e favoriscono opacità e irregolarità, ha così concluso Buia Presidente di Ance. Voltiamo pagina la cronaca con una vicenda dal San Danilese: parla di maltrattamenti in famiglia da un figlio 17enne sul padre e la madre che, dopo un anno di vessazioni, hanno deciso di segnalare il figlio. Ingiurie, minacce, percosse e lesioni a mamma e papà per oltre un anno. Alla fine i genitori non ce l'hanno fatta più e hanno denunciato il figlio, un ragazzo di 17 anni. Avviata l'indagine, i carabinieri di San Daniele hanno denunciato in questi giorni il giovane per maltrattamenti contro i familiari. Nei suoi confronti è stata chiesta anche una misura cautelare coinvolta nella brutta vicenda una famiglia residente nel San Danielese. Incidente stradale in tangenziale sullo svincolo che porta al casello di Udine Sud. Il conducente di un camion ha perso il controllore del mezzo che sbandando è andato a occupare gran parte della carreggiata. L'autista è rimasto ferito ed è stato portato in ospedale. Sul posto i pompieri del comando di Udine per la messa in sicurezza del mezzo. Segnalato alla Prefettura di Udine un 35enne pugliese domiciliato a Brugnera per detenzione di sostanze stupefacenti per uso personale. I carabinieri di La Tisana l'hanno trovato in possesso di una modica quantità di marijuana, poi posta sotto sequestro. Già gravato da una condanna definitiva a un anno e sei mesi per droga, con precedenti per rapina, estorsione, resistenza a pubblico ufficiale e lesioni, un cittadino afgano di 25 anni è stato arrestato dalla polizia di Stato di Trieste per detenzione di droga a fini di spaccio. In una cantina di cui aveva le chiavi è stato trovato in possesso di un chilo e mezzo di hashish. Nei guai anche il proprietario della cantina, un uomo di 52 anni di Trieste, finito anche lui in manette. È un'espressione insolita della figlia di sei mesi e una madre si è accorta che qualcosa non andava nell'omogeneizzato che le stava dando da mangiare e con prontezza ha evitato che la neonata ingerisse un corpo estraneo, vale a dire un pezzetto di meno di un centimetro probabilmente di materiale plastico. La donna che vive in regione ha sporto denuncia al NAS e dato che l'azienda produttrice ha sede legale a Milano gli atti sono stati trasmessi per competenza alla locale procura che ha aperto un'inchiesta. L'episodio è stato denunciato nelle le scorse settimane dalla donna e dal marito e quel vasetto incriminato, stando a quanto ricostruito dal PM Maura Ripamonti, è stato prodotto in uno stabilimento polacco. Gli inquirenti hanno già disposto il sequestro per accertamenti del lotto di omogeneizzati venduti nel supermercato dove la donna ha acquistato quel vasetto e sono in corso le analisi del NASA, anche se allo Stato quel corpo estraneo presente nel cibo della neonata pare sia stato solo un caso isolato e non è stato segnalato alcun allarme sugli alimenti bambini dello stesso marchio. Si svolgerà con ogni probabilità lunedì prossimo l'interrogatorio davanti al GIP Triestino Luigi Dai del medico Isontino che, secondo l'accusa, avrebbe somministrato ad almeno quattro pazienti sostanze che potrebbero averne causato il decesso. Nell'ordinanza del Tribunale si parla di sussistente gravità indiziaria per quattro casi, oltre a otto episodi di falso. Nessun commento da parte del difensore, dell'indagato che ha fatto sapere come intenda chiarire principalmente la posizione. Del proprio assistito di fronte a magistrati e giudici e soltanto dopo eventualmente intervenire pubblicamente. A Monfalcone è stata sgominata un'organizzazione criminale dedita allo spaccio di cocaina. Cinque le persone che sono finite in manette. La polizia di Stato ha smantellato un fiorente mercato di cocaina a Monfalcone. L'indagine è stata avviata a inizio 2018 e ha portato in prima battuta all'individuazione dei canali di approvvigionamento. Uno degli spacciatori è stato fermato all'uscita del casello di Ronchi con un etto e mezzo di cocaina e un chilo di hashish. Nella sua casa sono stati trovati anche una pistola calibro 38 di provenienza furtiva e attrezzature per confezionamento, pesatura e taglio della droga. Lo spacciatore al tempo era stato arrestato insieme alla convivente. Nell'indagine è finito quindi un pregiudicato di Ronchi e nella sua casa che era stata organizzata la base logistica dell'attività illecita. Da lì partiva una fitta rete di spaccio. Subito dopo finisce in manette il principale corriere sloveno delle organizzazioni. Le indagini hanno portato all'arresto di 5 persone tra i 34 e i 63 anni e alla denuncia a piede libero di una decina di persone. Sono stati sequestrati più di otto etti di cocaina, un chilo di hashish, 200 grammi di marijuana, una pistola, ingenti somme di denaro, veicoli e supporti informatici. Una ventina le perquisizioni, numerosi gli acquirenti identificati. Venduta al dettaglio, la droga sequestrata avrebbe reso oltre 100.000 euro. Lesioni personali aggravate, sequestro di persona, atti persecutori, estorsione continuata. Queste le ipotesi di reato che hanno portato alla denuncia di un cittadino romeno di 43 anni, che vive nel suo paese d'origine, e che da anni perseguitava la sua ex compagna, una connazionale di 32 anni, che vive a Maiano. Le indagini sono scattate dopo che il 43enne, recatosi a casa della donna, l'aveva brutalmente picchiata e poi segregata nell'abitazione per diverse ore. Aveva usato una sigaretta accesa per ustionarle ripetutamente. Il petto a scatenare la furia dell'uomo era stato il diniego da parte di lei a versargli continuamente denaro. Lo hanno denunciato i carabinieri di Maiano, comandati dal maresciallo Silvio Michelin. L'uomo, intanto, si è reso irreperibile. E due cittadini nigeriani diretti in Austria sono finiti nella rete della stradale di Amaro che li ha fermati lungo la A23. A Pagnaco i due uomini di 31 e 33 anni avevano nascosto nel bagagliaio della loro auto dentro a un borsone 5,5 kg di marijuana, droga che avrebbe fruttato al dettaglio almeno 60.000 euro. Sospesa per 15 giorni da parte del questore di Udine Claudio Cracovia l'attività dell'hotel Roma di Palmanova. A seguito di un controllo nell'hotel è stata accertata la presenza di due cittadini pakistani irregolari in Italia e senza documenti. Di una violazione che era stata commessa dalla struttura ricettiva anche in passato. Mancano poche ore alla trasmissione alla Protezione Civile Nazionale dei dati relativi alla conta dei danni del maltempo, dati che non sono arrivati però ancora da tutti i comuni, il termine scade domani. Entro domani la Regione Friuli-Venezia-Giulia trasmetterà al Dipartimento Nazionale di Protezione Civile il computo totale dei danni provocati dalla recente ondata di maltempo. L'obiettivo è verificare se a livello nazionale i danni superano i 3 miliardi di euro, cifra che consentirebbe di accedere al Fondo europeo per l'emergenza. Alcuni comuni hanno già trasmesso il dato, altri stanno perfezionando i conteggi in queste ore, proprio perché i tempi stringono. In realtà avrebbero dovuto comunicare tutto entro lunedì 19. Del danno. A Paluzza, come ci ha confermato il sindaco Massimo Menti, le perdite del patrimonio boschivo e forestale ammontano a circa 800.000 euro per 45.000 metri cubi di legname di alberi abbattuti. I danni alla strada statale 52-Bis, dove è franata la careggiata per 40 metri. Il costo è ancora in via di definizione per il rifacimento della Bretella, dove eh, ci sono anche 15 metri di rilevato stradale che provvederà a ripristinare Anas. La difesa spondale è a carico della protezione civile, la messa in sicurezza di tutto l'alveo del But, oltre al rifacimento di due ponti di Timau in località Cuscalina e ponte per l'accesso alla borgata Tempio Osario, nonché la riparazione del depuratore di Cleulis finito sott'acqua. La cifra totale sfiora i 4 milioni di euro. A Ravascletto il sindaco Hermes De Crins ha denunciato alla regione danni per 3 milioni di euro, ma qui non sono conteggiati gli effetti sul bosco perché si attendono le rilevazioni della forestale. L'acquedotto ha subito un danno da 800.000 euro, alcuni ponti necessitano di vedere rifatte le protezioni. A Dovaro invece la prima cittadina Mara Beorchi, ha già fatto partire la comunicazione alla regione. La stima comunque ufficiosa che dovrà comunque essere perfezionata ammonta a 3.900.000 euro, pesa in particolare il rifacimento della strada laterale che si congiunge al ponte di San Martino. Digitalizzazione, turismo congressuale, grandi eventi, puntare su questi tre assi per il rilancio della montagna, l'opinione dell'imprenditore Roberto Siagri. La montagna ha bisogno di poche opere che vanno individuate e fatte bene. È il commento di Roberto Siagri, presidente di Eurotech, una tra le principali aziende che hanno sede nell'Alto Friuli, alle affermazioni del governatore della regione Massimiliano Fedriga in vista della convocazione degli stati generali della montagna. Secondo l'imprenditore è inutile perdersi in mille rivoli, ma è necessario concentrare le forze su un programma che preveda grandi motori di sviluppo, primo fra tutti il digitale, superando definitivamente il gap delle infrastrutture. Tra l'altro la zona presenta tutte le caratteristiche, temperature e risorse energetiche per diventare porto digitale. Si agri guarda il recupero dell'area all'inussio come opportunità di sviluppo del turismo congressuale, creando un flusso al di fuori delle stagioni estiva e invernale. Grandi eventi e attività convegnistiche richiedono anche uno sviluppo di strutture ricettive. A fronte di progettualità ben definita è indispensabile che la Regione faccia la sua parte facilitando chi si assume il rischio di un debito, garantendo strumenti per semplificare l'accesso al mutuo, al di là della cancellazione dell'IRAP, per richiamare nuovi investitori sul territorio. Secondo l'imprenditore, l'intenzione della Regione di istituire un assessorato specifico alla montagna non deve essere solo l'attribuzione di un incarico senza portafoglio. Non ha senso avere nuove figure se non dispongono di una capacità di spesa. In passato sono stati fatti troppi proclami, conclude Siagri, ma ora bisogna infondere nuovamente il coraggio ai giovani rimettendo in campo tante energie in una regione che ha sia le dimensioni che le caratteristiche per guardare al futuro con ottimismo. Domani sciopero dei medici potrebbe causare disagi alla popolazione, ma le aziende sanitarie garantiscono comunque tutte le prestazioni con carattere di urgenza. È previsto per domani lo sciopero nazionale dei medici che da dieci anni chiedono il rinnovo del contratto di lavoro ma soprattutto rilevano le criticità del servizio sanitario. Nei prossimi cinque anni andranno in pensione 45.000 medici ma al momento non è previsto un adeguato turnover. Negli ultimi 15 anni, spiega il segretario regionale ANAO Valtiero Fregonese, secondo il quale il servizio sanitario pubblico è a rischio sopravvivenza, il governo ha sbagliato la programmazione per quanto riguarda gli accessi alle scuole di specializzazione. Attualmente le condizioni di continua a lavorare sono improponibili, tant'è che in alcune regioni italiane, in particolare in Veneto, riferisce Fregonese, ci sono centinaia di medici che lasciano gli ospedali per operare nel privato. Da qui lo sciopero di domani che potrebbe causare disagio alla popolazione, anche se è impossibile sapere a priori se e quali visite programmate avranno ritardi, salteranno e saranno rinviate. Le aziende sanitarie precisano che saranno in ogni caso garantite tutte le prestazioni sanitarie a 20 carattere di urgenza. Per domani, ci spiegano i responsabili degli URP, le aziende sanitarie regionali sono tenute a definire contingenti minimi per garantire in sostanza le presenze, come nei giorni festivi. Alcuni medici che domani avevano programmato appuntamenti per visite specialistiche stanno manifestando già oggi l'intenzione di partecipare allo sciopero, consentendo alle aziende sanitarie di avvisare per tempo i pazienti. La regionalizzazione non è la soluzione per i problemi della scuola, lo sostiene il segretario regionale della Will Scuola, l'evento formativo per i componenti del RSU all'Istituto Stringer di Udine. A due mesi dall'inizio dell'anno scolastico mancano ancora insegnanti in cattedra e si fatica a trovarli. Le graduatorie sono composte da molti insegnanti di altre regioni ed ecco perché la regionalizzazione non è possibile. Così come non è concepibile l'ipotesi che il personale sia gestito dalla regione e stipendiato dallo Stato, si creerebbe solo confusione. Quello che serve invece secondo la Will, è una maggiore attenzione verso tutte le componenti che danno vita alla comunità educante. I vini del Friuli Venezia Giulia presentati in una missione in Cina riaccendono i riflettori sul ruolo delle esportazioni in questo settore. Se ne parla questa sera a Friuli Economy, vediamo qual è la situazione. È cresciuto negli ultimi anni, ma ancora grandissimi margini di sviluppo l'export dei vini del Friuli Venezia Giulia. La conferma arriva dalla recente missione dei consorzi del Collio e dei Colli Orientali in Cina, il più grande mercato del mondo e sicuramente quello con i maggiori tassi di crescita. Ma qual è la situazione dell'export dei nostri vini? Diciamo subito che ha goduto di ottima salute negli ultimi anni. Dal 2013 al 2017 è aumentato del 48% per un valore che è passato da 73 a 113 milioni di euro. Cosa vuol dire? Vuol dire che oggi i vini da soli pesano per il 13% dell'intero export del Friuli Venezia Giulia e che l'1,8% dei vini esportati dall'Italia proviene dalla nostra regione. La percentuale è sicuramente cresciuta negli ultimi anni, nel 2013 eravamo fermi all'1,5%, ma c'è ancora molto da fare. Il motivo è semplice: il nostro export pesa per l'1,8% sul totale nazionale, ma la nostra produzione incide per il 3% del totale. Vuol dire che esportiamo meno della media nazionale e molto meno di regioni anche vicine, come il Veneto, che pesa per ben il 34,8%, e non a caso il Friuli è al decimo posto fra le regioni italiane per export di vino. Ultimo dato, la concentrazione dei nostri mercati, tre soli paesi, Germania, Stati Uniti e Gran Bretagna, assorbono il 60% delle nostre esportazioni di vino. Ci sono mercati per noi emergenti come la Cina e il Giappone, ma ci sono anche rischi significativi. Basta pensare alla politica di dazi di Trump e soprattutto alla Brexit che porterà fuori dall'Unione Europea uno dei principali mercati di sbocco del vino friulano. È stato issato questa mattina in piazza San Pietro a Roma l'albero donato al Papa dalla Friuli Venezia Giulia. Da questa mattina alle 8.30, l'abete rosso proveniente dai boschi di Polcenigo, donato dalla Regione al Papa per fungere da albero di Natale, svetta in piazza San Pietro, accanto all'obelisco e vicino al presepe che si sta scolpendo con la sabbia di Jesolo. All'adobo provvederà lo staff del servizio giardini, diretto dal giardiniere del Papa Raffaele Ignazio Tornini. A raccontare la delicata operazione è Andrea Maroe, presidente della Giant Trees Foundation e funzionario regionale. Eh, abbiamo eh, innalzato l'albero già stamattina alle 8 e mezza e ci hanno detto che appunto era, era un record già questo e adesso l'abbiamo consolidato con dei cavi, dovremmo essere già a, a posto come stabilizzazione della, della pianta Ci racconti un po' anche come è andato questo viaggio? E venerdì scorso siamo andati su in consiglio, abbiamo legato tutta la pianta quindi ramo per ramo l'abbiamo tirantata e stretta perché appunto doveva stare nei 3 metri di carico del, del camion la pianta è lunga 23 metri e pesa 3 tonnellate, e, e quindi comunque il trasporto era, era delicato. L'abbiamo poi posizionata sul camion, a volta in teli proprio perché non prendesse freddo, quindi ci siamo presi cura di lei. Ha viaggiato fino a ieri sera per entrare poi in Vaticano. E stamattina alle 5.30 sono iniziati i lavori per tirarla in piedi, eh, staccare tutti i rami dalle funi e eh, riposizionarla poi all'interno della piazza. Fase invece dell'addobbo? Ecco, questa sarà successiva e verrà fatta direttamente appunto dal, dal Vaticano. Noi Siamo praticamente attaccati a, anche a Iesolo che sta allestendo il presepe con, eh, con la sabbia e quindi diciamo che il, il Triveneto è ben rappresentato in questo momento. L'albero sarà illuminato a partire dalle 16.30 del 7 dicembre e fino al prossimo 13 gennaio. Il compositore Remo Anzovino ha conquistato ieri sera il pubblico del London Jazz Festival. È stata un successo la prima assoluta di Remo Anzovino nella capitale britannica. Mercoledì sera il pubblico del London Jazz Festival ha tributato all'artista friulano una standing ovation a conclusione dell'esecuzione di Metropolitan. Il concerto ha visto l'alternarsi tra brani dell'ultimo album, temi delle colonne sonore cinematografiche composte da Anzovino e musiche del vasto repertorio del compositore. Il pubblico si è particolarmente commosso nella parte finale del concerto quando Anzovino ha suonato 9 ottobre 1967 la sua Suite per il Vaillant scritta per non dimenticare le 2000 vittime di una delle più grandi tragedie del secolo scorso ecco il saluto che Remo Anzovino ha dedicato al pubblico di Telefriuli poco prima dell'inizio dell'esibizione mando un saluto a tutti i telespettatori di Telefriuli tutti gli amici del Friuli un saluto da Londra mi trovo al South Bank Center e sono chiaramente felicissimo di essere stato invitato da uno dei festival più importanti al mondo per suonare le mie composizioni, la mia musica. Su questa scaletta ho pensato di portare, di fare un tributo alla mia terra, al Friuli, perché a Londra suonerò anche il brano 9 ottobre 1963, Sweet for Vaillant. Mi sembrava una scelta non solo doverosa, ma davvero di grande importanza per me perché mi consente di portare un pezzo della nostra storia in una delle capitali del mondo più importanti, dei centri musicali più importanti al mondo. Civiform organizza scuola aperta per far conoscere i corsi che dopo la terza media aprono le porte al mondo del lavoro. Appuntamento con l'Open Day a Cividale sabato 24 novembre dalle 14.30 alle 17.30. Ragazze e famiglie potranno confrontarsi con allievi e staff e visitare i laboratori di grafica, benessere, impianti elettrici, cucina, sala e bar, panetteria e pasticceria. Le informazioni su civiform.it. E ora parliamo di sport con l'associazione Q. Curva Nord Udinese 1896 in festa per l'inaugurazione della sede. Siamo all'inaugurazione della sede dell'associazione Curva Nord 1896. Finalmente il cuore della curva ha la sua casa, la sua sede. Mauro, presidente. Eh, salve. In sì, finalmente siamo riusciti appunto a trovare questa sede che la cercavamo da tempo e questo adesso diventerà il punto di ritrovo. Per tutto il tifo della curva, per tutta la tifoseria dell'Udinese. Aspettate numerosi, vero? Il consigliere Mattia, è una curva che si allarga. È una curva che si allarga, è una curva che cerca di coinvolgere trasversalmente un po' tutti, eh, speriamo dai ragazzini fino a chi è da più di 40 anni che viene allo stadio. È un punto di partenza, un punto di partenza per sostenere la squadra anche in questo momento che non è proprio dei migliori, speriamo di rialzarci al più presto. Airizia, l'avete visto dalle immagini, c'era anche tutta la squadra e c'era mister Davide Nicola che al microfono di Monica Tosolini ha lanciato un messaggio a tutto l'ambiente. Che effetto fa essere nel cuore del tifo bianco-nero? Beh, io devo dire una cosa semplicissima, che è quella legata al fatto che questo entusiasmo sarebbe l'optimum no? per eh, creare una, un entusiasmo del genere allo stadio e in città, quando magari si vive la città. e il mio intento. È chiaro che oltre alle, a essere brave persone, che secondo me è un valore, bisogna solo promettere tanto lavoro, non bisogna perdere tempo con frasi e parole inutili dedicarsi con grande impegno al proprio lavoro e farsi di stabilire un rapporto per fare un ambiente davvero unico infatti questi ragazzi lo cercano questo rapporto stretto con la squadra sono sempre a sostenere sì ma noi anche già da questo punto di vista che per me è fondamentale lo sapete come la penso le emozioni e il rapporto e, e i interpersonali secondo me alla fine poi fanno la differenza è chiaro che per lavorare bene ci vogliono molte competenze, ma le emozioni secondo me fanno sempre la differenza. Quale hanno già chiesto punti contro la, la lupa? Ma è... Chi è che non vuole far punti? Loro io che sarebbe ed è per me la mia prima partita. È chiaro che secondo me bisogna essere consapevoli che prima di vincere contro l'avversario bisogna vincere contro se stessi e dedicarsi con grande impegno alle cose che dobbiamo migliorare, ma la voglia di, di fare risultato è sempre presente in un atleta, se no potrebbe cambiare sport. Perfetto, grazie mister. E il tifo bianconero ha perso ieri uno dei suoi volti storici. Una volta all'anno almeno ci chiamavi, Gianna, per venire a trovarci a Bianconero. Una volta con un lenzuolo tutto firmato dai giocatori, una volta con un cappello costruito con materiali di recupero e soprattutto con tanta fantasia. Ho saputo ieri sera, Gianna, che quest'anno non sarà così. Non verrai a colorare una delle ultime puntate della stagione. Giannina Treppo, la tifosa Gianna, se n'è andata ieri mattina a 300 all'Opera Pia Kojanic a pochi passi dalla sua casa. Era di lì Triestina, invece nell'appellativo di tanti lo era diventata solamente per gli anni passati passati con il marito in riva al mare, idealmente lontana dai colori che l'hanno accompagnata per più di 50 anni. Centinaia di partite viste in ogni parte d'Italia, tanti pomeriggi allo stadio ad aspettare i giocatori per un saluto e poi le feste, le cene. 82 anni, ma pensarci bene era difficile riuscire a darle un'età sotto quell'area eternamente divertita e appassionata. La fantasia e la passione l'hanno resa un personaggio unico e ripetibile, una presenza nell'ambiente del tifo bianconero difficile da dimenticare. Bicchieri di plastica, vecchie stoffe, pizzi, bottone, bigiotterie, cinture, occhiali stravaganti, pettinature eccentriche. Ogni volta era una sorpresa vedere come fosse riuscita a mettere assieme i pezzi per creare un look mai ripetitivo. L'unica cosa che si ripeteva erano il bianco e il nero. Tutti i calciatori che sono passati da Udi ne l'hanno conosciuta, tanti ne avrà abbracciati con il suo essere estroversa. Tante volte si sarà arrabbiata per le sconfitte per poi tornare a pensare a una nuova domenica di calcio, a un'altra festa alla quale presentarsi con indosso e sorriso l'ultima creazione, la voglia di cantare e divertirsi. Dobbiamo essere vicini alla squadra e dobbiamo fare fino all'ultimo. L'Udinese aderisce la campagna anti-influenzale. Dopo la gara con la Roma ai giocatori verrà somministrato il vaccino. L'annuncio è arrivato oggi da parte della società durante la conferenza stampa indetta allo Stadio Friuli. Anche mister Davide Nicola è intervenuto a confermare l'assenso personale alla campagna della quale l'Udinese ha deciso di farsi portavoce. E questa sera si parlerà di vaccini a screenshot. La trasmissione condotta da Davide Vicedomini, in studio il direttore della clinica infettivologica dell'azienda sanitaria. Universitaria odinese Matteo Bassetti sarà anche l'occasione per fare il punto sulla campagna di influenzale e su tutte le precauzioni da prendere in vista della stagione invernale. Appuntamento quindi tra poco alle 19.45 con screenshot. Grazie per aver seguito il nostro telegiornale. A voi l'augurio di una buona serata su Telefriuli.